E vado di danno. 2 di 8. No, 2 di 10 erano. 2 di 8. La katana che ho preso fa di 8 di danno? Sì. Non di 10. No, perché altrimenti sarebbe allo stesso livello di un'arma media che va su poco. Sì, ho, sbagliato a scrivere stat. Abbiamo discusso assieme delle stat della katana. Sì, l'ho sbagliato a scrivere. Ho fatto 6. Ho fatto la ebra. Ok. Lo tagli. È morto? Sì, proprio vedi che sangue fa tipo... È già morto, su. Okay. Il primo è andato. Va bene. Tocca a te. Ok. Ne ho uno vicino. Ah, no, l'ha appena ammazzato. D'accordo. Stanno anche tu. Quanto sono lontani? 10 metri circa. Posso frecciarli? Sì, se vuoi sì. E niente freccio. Sì. Tiro qui. Con l'arco di Abby. Ora sono te. Cos'è che era? Di 10 su percezione per colpire, di 6 su percezione per i danni. Poi due dadi in percezione. Che cazzo fa? Cioè, cos'è un 3? Lo colpisci comunque. Quindi non prende tempo. Hai 2 di 6 perché hai 2 in percezione. Se magari non tieni la tua scheda al contrario lo sapresti. Altro di 6, please. No, non hai il momento in cui ci sarà un danno raggiungibile per tutti noi. Hai mai indovinato? Altre doppio 2, veramente. Ah, okay, sì, no. Ok, lo ferisci ma è ancora attivo questo lato. Tocca a Ziggy. Va bene, io rilancio il tridente. Yeah! A quello a quale? Quello lontano quindi? Sì, ma quello percezione, giusto? Sì. Ma quindi è la metà per fare a 4, minchia. Ok, l'hai colpito. Ma davvero? Così è D8? Sì, la 2 D8 più 2. Perché i tuoi modificatori di forza è spezzare. Ah, è forza. Comunque ti devi stampare questa scheda qui per vedere gli oggetti a portata di mano, così, perché non mi fido. Non mi fido di più oggetti a portata di mano, 4 più 2, 6. Hai 2 dadi, ti ricordo. 6, 2, 8. Ok, lo stramazzi. Proprio sì, arriva il tridente, lo taglia in due il tridente. E vai, io adoro. Ci sono le due parti che slittano, facendo... Due io lo guardo e dico... Si utilizzino così i tridenti. Ma no, però... tagliano i tridenti. Come li fa? No. Ah boh. Cazzo di braccia c'hai. Ha più uno in forza. Ok. No, ma è successa una cosa del genere. Sai? Sì. Ce l'ho ferito in successo? No, l'ha appena massacrato. Un allora attacco il terzo. Che è ancora lontano però. Quanto? 10 metri. Non c'è nessuno vicino. No, erano solo 3. Io l'ho già colpito. Io l'ho già colpito. Ah già, ma io poi non ho mai tirato per uscire. Vabbè, fa niente. Faccio 5 metri. Quella che si trasforma. Ok. E lui ci è rimasto bruciato. E non faccio niente. Ho in mente. Okay. Quindi ho iniziato a pensare a mi fa così. Il ratto quindi si avvicina e ti attacca. Ma ti stai facendo attaccare da un ratto? Era lontano. Come era lontano? Wow, ho tirato 1, ma il pregio in agilità ho tirato 10 per colpirti. Minchia! vabbè, lo schivo. Se uno che ci vuole? Che problema che ci vuole? Marzialista. Può farlo, è marzialista. Non l'ho schivato. Ha detto che può farlo, non sì. Ha detto che lo fa. Dai, fammi 3 danni. Ti faccio 3 danni? Sono immune. È vero! No. Perché? Perché? Era solo il marchio dei... Lo spallaccio. Lo spallaccio dell'ancestrale. E come funzionava che non mi ricordo? Elimina tutto il danno. Tirami un danno. Cioè, tirami un D4, scusa. Aspetta, è immuni al veleno o... No, immuni agli attacchi, ai danni. Ah. Non ti fa un cazzo. 2. Oddio. Ti rompe lo spallaccio. È morto il topo. Adesso controllo. No, dai. Una volta? Mi pare che fosse uno sul D6. È morto il topastro. No. Ma io ti ho dato D4. Sì, infatti lui ha fatto 2 su D4. Hai ragione, forse era uno su un D4, allora adesso controllo. Può essere, uno su un D4 è già più ragionevole. Sì. Uno su un D4, sì. Yes! Quindi non l'hai rotto. Avresti potuto quindi no, non si rompe. E visto che non subisci danno, non c'è nessun problema. Ok. Ok, tocca a Axolot. Okay. Allora. Fulmine! Esatto. No, non lo sprecare. Non ce l'ho ancora. Sì, ma vuoi farmi 20 di danno, questi muoiono con un 6 danni. Sì. Usa una magia fisica. Ma aspetta, l'arco... Non usare una magia, perché... Vai tu. Per l'arco. No, no. È a 5 metri adesso. Ma prendilo a pugno sto tizio. Poi ucciderò a pugno. Puoi usare il pugnale. Puoi anche avvicinarti
senza problemi e colpire. L'ha già ferito anche Emma. L'arco ha no, no, non ce n'è nessuno di ferito al mondo. Come no? Quello ferito da Emma con l'arco? Sulle quante l'ha massacrato lui con l'arco. Non ci sono di due, quindi? Uno. Uno solo, dai, allora vai. Ho tirato 3 su un D8. Va bene. Pugnale. Che puoi anche lanciare volendo, ti ricordo nel caso. Pugnale con altri meno. No, devi fare prima agilità. Un D10, però hai il pregio perché è percezione, hai il pregio. 4. Lo colpisci. Ok. Adesso il danno è di 6. 4. A posto. È andato. Ti vedi un pugnale arrivare da dietro di te, colpire al collo questo ratto. Bene. È morto? Si è spiaccicato lì, sì. Ah, ok. Loot! Non credo che ne abbiano, sì, queste cose. Ok, io riprendo il tridente, il mio mitico tridente che taglia le... No, non ce l'hanno. Hanno solo una descrizione di come combattono, non hanno una descrizione della tana, non hanno una descrizione di loot, né niente. Ottima prova di combattere. I tipici ratti da prima missione. Esatto. Ok. Sì, è un mondo della regione dei tuttavia, lo scheletro che stavano rosicchiando sembra essere quello di un nano. Loot sul cadavere del nano. C'è un elfo posso tra di noi? Posso percepire cose vicine? Magari c'è un altro. Sì, scheletro. Ok, se vuoi. C'è un elfo tra di noi? No. No. Non più. Che cazzo è qua? 3. No, sono cieco. Ok. Allora, in teoria, questo penso che lo sappiamo un po' tutti o è metagame? No, so cosa. In teoria i cadaveri così potrebbero essere velenosi o roba del genere, quindi dovresti fare un tiro. Ah, non è un cadavere, forza. È uno scheletro. Ok, quindi non attacca malattie. No, okay. È no, qui da vicino. Molti anni. Ma vicino a toccarlo, chi se ne frega. Talmente tanto che i suoi vestiti sono come carta che si sgretola. Saccheggiamo quel cadavere. Come se non non ha nulla a parte il suo piccone. Il piccone gli prenderò. Ok. È un piccone esplosivo. No. C'è un piccone qualcosa di particolare? No, sembra un normale piccone. Non c'è, non dedica nome. Piccone, cazzo, anche piccone. Quanto occupa in oggetti portati di mano il piccone? Ha due mani, okay. Quindi 3. I picconi sono belli. Ah, sono belli. Però è un'arma improvvisata, si possono lanciare i picconi. No. Quanto fa un D4? D6 più forza. E se fai uno su un D6 si rompe. Attaccando. Beh, ci è andato bene. Sì. Beh, non è che siamo stati bravissimi. Volete tornare indietro a disturbare il no. No, no. Davvero, mi sarei aspettata che si sarebbero svegliati e avrei dovuto darvi una mano, ma siete stati davvero bravi. Capisco... Un D20 per vedere se il rumore ha svegliato il pistrello. No, no, no. Capisco, avete fatto parecchi metri comunque. No, basta. Capisco perché no. Eravate i compagni di Abigail. Ma chi cazzo la conosce sta Abigail? 12, no, merda. Infatti guarda loro due. Ah. Mm-hmm. Tu che cacchio tiri? Tu non hai potere sul destino. Però ci speravo. Infinati mortale. Aspetta, tu avevi la carta della calma, ma non si è ancora attivata. Già. No, si è attivata. Davvero? Sì, sì. Se sapeste le regole di Sine Requiem sapreste anche che cosa fa la calma, cioè la temperanza sarebbe. Cosa hai fatto? Ecco. Non te lo dico. Ma se si è già attivata? Non te lo dico. Ah no, ma si è già attivata ma non ha fatto l'effetto? Si è già attivata, si sta ancora... il suo effetto è ok, ma voi non ne sapete ancora nulla. Okay. No, io pensavo fosse già anche successo l'effetto. È successo, ma voi non ne sapete ancora nulla. Non ve ne siete accorti, non sapete niente al momento. Pazienza. No. Era come dire il suo che gli ha cancellato il tiro. E anche a me... No, non lo sapete. No, non è... Probabilmente non ce ne rendiamo conto, ma è già... Continuiamo per la via, io faccio il solito test, percezione lo farà anche in modo okay. Tutti. Perché ti sei messo avanti adesso? 5. Mania di protagonismo. Già. Mi piace tirare dati. Io devo fare qualcosa, devo ammazzare qualcuno. Non me, grazie. Lì ho fatto doppio 6. Nessun problema, dopo un 20 minuti trovate l'uscita dalla grotta e vi trovate il sentiero anche per salire. Ottimo. Senza problema. Solo che siete un po' in alto, ma figlia tira fuori una corda col rampino e la usate per scendere. E riprendiamo a cantare. È una campagna molto tranquilla questa. Sì. Questa sessione era fatta per essere tranquilla, era più un riunirvi con vecchie conoscenze, fare qualche nuova conoscenza a cui lui non importa, fare qualche conoscenza a cui lui importa troppo. Allora,
ti lamenti dei miei personaggi che hanno troppi legami, poi faccio un personaggio che non vuole avere legami. No, 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 è come li gestisci.